Ciao amici, amiche, mitici, mitiche. Allora ragazze, andiamo avanti un po' con la storiella dell'ombre del profondo. Andiamo. Ho ripreso Destiny perché è veramente un capolavoro, raga. Un capolavoro. Allora, come state? Allora ragazzi, Destiny è un gioco molto fico e l'hanno ampliato. Allora, è gratuito, lo trovate gratuitamente e l'hanno ampliato tantissimo ultimamente. Allora, questa è la luna, guardate che bella. Ah, lei ci aveva fatto qualcosa, mi sa. Guarda che vuole lei. Che cosa? La lotta continua. Ma credo che è perché devo fare la cosa. Allora andiamo là, perché qua ho fatto un po' di missioncino. Adesso noi avete il lastore che cambia, questo qua l'ho preso dal Prime Gaming, molto figo, lastore. Sono i cabale, ci sono un sacco di nemici. Ok. La devozione cieca è una cosa pericolosa. Ma quando arrivò il momento di Crota, Omnigul non seppe cos'altro fare. Lei costituì un esercito dell'alveare per lui e sbaragliò schiere di guardiani. Omnigul si lasciò dietro una scia di sofferenze. Sofferenze che ora la piramide usa contro di noi. Si aspetta che cadremo per mano di chi abbiamo sconfitto. Non oggi. Allora, non oggi. Vai a storia. Qualcosa mi dice. Tempio di... Oh, a bello!
Perché sta roba creata? Senti, trota. Oh, si muore. A livello di difficoltà aumenta in base alle persone che ci sono dentro. I scenari sono fatti benissimo, tranne il mio personaggio, quando è senza casco fa schifo. Può dire che non fa danno. Oh, come si nasconde? Boom! Bellissime le animazioni. C'è gente che è tipo... quindi mi fa un po'... spese. Se fanno più vicini... c'è un sacco di ragnatele, eh? Bisognerebbe tirarle via. Anche se i ragni... mangiano... Cavolo, vieni qua. Dove stai andando? Yeah.
Fangazza. Belli, ah belli! Dov'è? Dov'è lei? Quello di brutto. Io marco dentro. Scappa, scappa. No! Che stombi. Ma no! Che atrota. Mi hanno chiuso dentro. Non riuscivo a scappare. Ah. Vabbè, dai, rifamo. Ciao, tieni. Via che c'è. Vedi che mi inchiodo dentro, raga. Oh cacchio, vedi che mi inchiodo? Ah,
Prendi i danni, chissà. Di bomba. Oh, vedi che mi chiudono dentro. Oh, caspita. Carica su scemo di nuovo. Ecco, ecco, ecco qui un'altra volta. Se mi sono chiuso dentro, vai. Dai, dai, dai. Eris, l'incubo di Omnigul è a bada, almeno per il momento. Hai recuperato altra essenza? Sì, e stavolta si tratta di questo incubo. Capisco. Allora scopriremo i suoi segreti insieme. Fino ad allora, l'alveare ti attende alla Fortezza Scarlatta. Fammi sapere cosa trovi all'interno. E vai. E vai. E vai. Allora, praticamente devo andare. Ai, ai, ai. Passi pesanti. Al lavoro. Allora, hai acquisito altre essenze di involucro? Sì. Ok, devo... Che ti sia d'aiuto. Sii sempre preparato. Vabbè, vabbè, vabbè. Allora, quindi... Mi allieta vederti incolume. Fortezza Scarlatta qua, eh? Qua, amici. Non spaventarmi, ti potrei fidare. Vai, andiamo.
Allora, c'è un bel po' di gente. Potenti energie si irradiano dalla Fortezza Scarlatta e dalla sua grande torre. Un potere che non ho mai sentito prima. I ripugnanti rituali devono aver luogo all'interno. E forse anche la magia dell'alveare di cui abbiamo bisogno per creare più armatura. Wow. Pensavo che l'alveare preferisse le fortezze sotterranee. Perché un torre? Si supponeva fosse di natura cerimoniale. L'avanguardia ha monitorato la sua costruzione, ma ha avuto problemi più importanti. Sciocchi. L'energia proveniente dalla torre suggerisce un altro scopo. Credo amplifichi la magia dell'alveare. Questo spiegherebbe l'immunità dell'alveare alle influenze della piramide. Ok. Allora, indaghiamo nella torre la forza a cercarla. Comunque, devo descriverlo. Che tra l'altro io non mi ricordo mai di mettere la roba, raga. Quella è questa missione è quella che ho fatto ieri con l'amico Kevin. Aspetta, Eris, abbiamo individuato una delle figlie di Prova. È Ashla Dun. Deve essere lei. Solo lei può essere la responsabile delle emanazioni della fortezza. Si presumeva fosse morta dopo la caduta di Crota. Se è viva, se è qui. I piani dell'alveare sono davvero oscuri. Qualsiasi tipo di rituale avvenga nella torre deve essere fermato. E Ashla Dun deve essere eliminata. Ce n'è uno dietro. Raga, è così che si fa. Sì. Porca loca. Raga, aiuto. Ah, ma l'avete già portato, cazzarola. Fortuna stanno sparando, se no erano già andati. È lunghissima. L'ho fatto ieri con l'amico Kevin, questo qua.
cavaliere è bello tosto, eh. Fortuna ha trovato due ragazzi bravi. Stanno giocando. Ecco Ashladom. Si sta ritirando nelle profondità della fortezza. È in fuga. Così sembra. Ma. Ma cosa? Qualcosa non torna. Procedi con l'inseguimento, guardiano. Fa attenzione. Qualcosa non torna. Qualcosa non torna anche secondo me. Miseria. Aspetta un attimo, Kevin, sto facendo il video, dopo ti richiamo. Ok ragazzi, finiamo la missione e concludiamo il video. Per tantissimi video e live su Destiny, mi raccomando di seguire il mio canale YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok e Twitch. Ma raccomandi, da seguire il canale da Marco Granti. Destiny, tantissimi giochi raga. Sarà anche il nuovo God of War, Extraction Simulator insieme a Marco, a Gary e i nostri amici. Gran Turismo, Formula 1, un sacco di roba. Porca miseria, è caduto giù. Mi ha buttato in qualcosa di figo ed è caduto. Vabbè, che sfortuna. Bella, 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 sì, ragazzi, lo stiamo facendo veloce. Anche io. Eris, abbiamo raggiunto il centro della fortezza. Ashladom è in cima alla torre. Può più scappare. Riprendi la caccia. Non esitare e non fermarti. Dove
potenti energie si stanno radunando sopra di te. Una smania bruciante. Ashladun brama il vostro incontro. Non si stava ritirando, ci stava attirando. Bellissima la torre, ragazzi, guardate che roba, ci piace. Di Crota. Oh raga, raga, scusate, porca trota, ce l'ha un pezzo. Porca trota, ce l'ha un pezzo. Grande gioco. Porca loca! Non credo che mi ha messo insieme a loro, Vi dico la verità, è come è successo ieri con Kevin, che sono rimasto giù dalla... Eccoli qua, vedi? Dai che ci siamo, oh, è la fine, non lo ricordo. Non so se c'era la fine, però porca miseria, un altro robo là. Guardiano, occhi aperti. Come
Eris, è finita. Finita, raga. Bella, bella, bella. Non sollievo saperlo, ma la presenza di Ashladun non è una coincidenza. L'alveare deve avere grandi ambizioni riguardo le influenze della piramide. Aveva una tavoletta con sé, qualcosa riguardante un criptoglifo. Non ho alcuna informazione su un oggetto del genere. È esattamente il motivo per cui siamo qui. Torna da me. Abbiamo molto di cui parlare. Perché devo fare un po' di altalena. Allora, mi ha dato... Oh! Bello! No, adesso non mi ha chiesto nulla. Però in giro un po' dappertutto, eh? Allora amici, come vi ho detto, iscrivetevi al mio canale YouTube, commentate, mi piace, e anche al canale Twitch, al canale Facebook, Instagram, TikTok, lascio il link in descrizione, di Linktree, cliccate tranquillamente che tanto vi porta solo ai miei link. Ok ragazzi, quindi ci vediamo col prossimo video di Destiny 2, statemi bene, e questo era all... non mi ricordo più, dopo vado a vedere qual era DLC, perché io li avevo comprati tutti e tre e non avevo poi più giocato. Ok ragazzi, qui siamo al santuario, Marco Drums Games Channel vi saluta, ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi.